Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è anche il video inaugurale della nuova rubrica dei Let's Play, in particolare nella componente offline. In questo primo video dei Let's Play, in particolare in questa prima serie, andrò a giocare per voi il primo Splinter Cell, sia perché ho amato questa saga, sia perché è imminente l'uscita di Splinter Cell Blacklist, per cui mi è piaciuto riscoprire e rigiocare il primo Splinter Cell. Se i video vi piaceranno, avrei deciso, oltre che ovviamente finire completamente il primo, anche di giocare il secondo e il terzo, in modo tale da completare la prima trilogia di Sam Fisher. Ho deciso anche inoltre di lasciare il video con il testo originale, cioè di non commentarlo, in quanto non volevo snaturare la natura stealth del gioco, per cui non aspettatevi un live commentary, ma nel video vedete solamente delle scene di gioco senza commento. Ecco, innanzitutto vi ringrazio e vi lascio al video, lasciatemi dei pareri e al prossimo episodio. Ciao a tutti. Sentirei come una cultura. Non c'è problema. Tieni un attimo. Mio Dio, è spaventoso. Cosa? Grim ti sta infilando dei cavi nella testa, amico. Sincronizzo il codice di cifratura tra i ricetrasmettitori e Fort Mill. Scordati di accenderla. No, no, è per l'arrivo. Faresti meglio a sbrigarti, Grim. Tra un quarto d'ora atterreremo in Georgia. Ho già finito. Lambert. Ehi, Irving, mi ricevi? Dille che la ricevo, ti riceve. Bene, pronto a metterti al lavoro? Sarei meglio se sapessi cosa succede. Sai già tutto quello che devi sapere. La CIA ha perso una talpa infiltratasi nel consiglio del presidente georgiano Combine Nicolazze, tale Alice Madison. Hanno mandato l'agente William Robert Blaunstein per ritrovarla, ma hanno perso anche lui. Allora collaboriamo con la CIA? Anche Blaunstein è equipaggiato con dei ricetrasmettitori come i tuoi. È la pista migliore che hai. Non hai risposto alla mia domanda. Saprai tutto quello che devi sapere. Laggiù non sarai solo, Fisher. Tramite me sarai in contatto con una decina delle migliori menti dell'NSA. I rapporti con la Georgia sono complessi e ti ci vorrebbe una settimana per capire. Ho a malapena memorizzato il tuo discorso, Lambert. Ora comincia a crederci. Questo è il viaggio inaugurale di Third Echelon e tutto deve andare liscio come l'olio. State per atterrare in Georgia. Preparatevi. Fisher, è ora di entrare in azione. Il nostro primo obiettivo è trovare l'agente Blaustin. Potrai individuarlo tramite un contatto locale dell'NSA. Ci vado subito. E stai lontano dalle strade. Questa città è piena zeppa di poliziotti e Washington non ci coprirà se dovessero verificarsi degli incidenti. Dettagli sul tuo OPSAT. Dirmi che Kevinise l'ha detto. Sam, qui Grim Zotti. Se ti dico di saltare, non chiedermi quando. Fallo e basta. Intesi? Alla fine del corridoio c'è una stanza. Vacci subito. Dannazione, c'è mancato poco. Prendi la prima a sinistra e attraversa la stanza. Di fronte a te troverai le scale per salire all'ultimo piano.
Gergenize. Sono io. Sono dell'NSA. Ti tireremo fuori di qui. Lascia perdere. Sono praticamente morto. Stai cercando Blaustein e Madison. Sì. Madison aveva scoperto qualcosa di grosso sul Nicolazze. Anche Blaustein doveva esserci arrivato. Come posso trovarlo? La scatola nera di Blaustein. Il ripetitore di rilevazioni dei suoi ricetrasmettitori. Nella sua casa segreta. A est di Piazza Moreno. Lambert, abbiamo risorse per farlo evacuare. Lascia perdere. Madison aveva scoperto roba che scotta. Ripeteva, le prove scatenerebbero una guerra. Credo che Nicolazze dovesse... Gergenize è morto. Lascialo pure bruciare. Meno spiegazioni da dare alla sua famiglia. Sul lato ovest della stanza c'è un'uscita sicura. Usala. La sei vista brutta? Sei ancora tutto intero? Più o meno. Bene, il tuo prossimo obiettivo è la scatola nera di Blaustein. Se ha seguito le procedure dell'agenzia, dovrebbe trovarsi dietro un finto scaffale o un pannello nel muro. Passami, Grinco. Perché è un mio ordine. Parlerò solo con Vyacheslav Grinco. Ma vaffa. Grinco, signore. Qui Katvan. Abbiamo perquisito l'appartamento dell'americano. Non c'è niente. Solo altre 5 cimici, 2 telecamere e degli apparecchi elettronici che non riusciamo a identificare. Sono già in viaggio verso il ministero. Certo. La ringrazio, signore. Come diavolo? Dannazione. Che c'è? Il cuore di Blaustein ha smesso di battere 43 ore fa. Perché mai la CIA non ce l'ha comunicato? Non saprei. Gentile da parte loro. Volevo farcelo sapere. I ricetrasmettitori si sono spenti 6 ore dopo. L'ultima posizione segnalata è una stazione di polizia qui vicino. Controlla sull'OPSAT. Thank you.
Fisher, revoco il mio ordine di non utilizzare le strade. Stiamo monitorando la radio della polizia di Tbilisi. Questi poliziotti sono corrotti fino all'osso. Anche loro non intendono attirare l'attenzione internazionale. Puoi percorrere tutte le strade, ma devi assolutamente trovare le spie scomparse. Cosa credi di fare? Una notte in prigione costa al giorno d'oggi. Più o meno come l'affitto per un posto all'obitorio. Un tavolo mortuario ti costerebbe meno. Già, un bel tavolo mortuario te lo troviamo facilmente. Non ho fatto niente, per favore. Niente? Che ne dici di ubriachezza molesta? E di aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale? Ci hai persino detto che filiamo con i criminali. Allora arrestatemi, voglio dormire. Allora non ci siamo capiti. La gattabuia ti costerà un occhio della testa. Se vuoi morire subito, è gratis. Se invece vuoi dormire, dovrai pagare 100 lari. Cosa facciamo con questo qui? Controlla le tasche. Contatto il quartier generale. Ok. Qui unità 3. Abbiamo un 1053 con possibile aggressione. Potete inviarci un'ambulanza? Ricevuto unità 3. Abbiamo deposito in fiamme. Ci vorrà del tempo. Ricevuto. Aspetteremo con la vittima. Passo e chiudo, unità 3. Aggressione. Così potremo dare la colpa a Costa. Buona idea. Come è successo?